Ieri c'è mi sta al mercato. Io so da fa, tu mi chiami, io so da fa. Vabbè, di. Che Ieri è andata in onda la prima puntata di Italian's Got Talent. si cazzi. Dai, ti prego, fai il serio che la gente vuole sapere. Ah, vabbè. Allora, La gente è impegnatissima e quindi. prima puntata, audizione in diretta, Golden Buzzer per Siski che va in semifinale. Ma che ne so, qua scrivono tutto in inglese. Golden Buzzer, forse sarà un premio o qualcosa. Cischi sarà la persona che ha fatto sta cosa. Cischi è uno, dalle foto vedo che è uno che se contorceva tutto. Oh, come fa a parlare? È uno che se contorceva tutto, che metteva, no, che metteva tipo le braccia dietro, si piegava, si faceva, capito? No, a vedere la foto perché poi manco l'ho visto, quindi insomma. No, purtroppo manco io ho avuto Ecco. modo di assistere A e questo spettacolo me ne tolgo. del dolgo, Mentre ieri stavo questo leggendo un libro, quindi figurate un po' no, che e come cosa fa? aberrante Ma che ho come fatto fai, quando scusa? c'era questa C'è cosa in Daniel's Got TV. Talent E io lo 6, tra penso a te, l'altro, mamma mia, guarda. live Non ho blogger. proprio scusanti, sono vergognoso. Tra l'altro, in questa edizione ci sono una giuria importante come Vanessa Incontrada, Claudio Bisio, Incontrada. Luciana Quale Litiz. contrada? No, Ah, Luciano Litizzetto, incontrada. Ah, beh. Frank Matano e Nina Zilli. Nina Zilli. Nina No, Zilli. beh, qui c'è il gota del Nina pensatoio. Uno dei Zilli. metri a pensiero. Nina Zilli. Diciamo che questi sono Grandi, grandi praticamente cosce. Nina Vabbè, ma Zilli. qui stiamo parlando di Cosce figure importanti, intellettuali, perché stai insomma. guardando questi aspetti? Vanessa Incontrada pure, Incredibile, ma c'è la grande topa Littizzetto, proprio, la Littizzetto è una delle. un cesso con le Ma gambe lascia proprio, perdere, scusa, che cosa c'entra il lato impresentabile, estetico? che c'è, sta in televisione, non te se può Che vuol guardare, dire? Ma allora queste sono considerazioni dai. fasciste, scusa. Personalmente non mi fai manco troppo ride, personalmente, non ho mai riso, manco sogghignato Lei una volta. intanto appartenente a una certa area politica, è di default una grandissima pensatrice. No, ma io mo lascia sta la Cioè, è politica, cioè colta, tu mi. quello che dice è Cioè Bagnello, è legge. io in televisione voglio Lei ha solo. capito Voglio con la H maiuscola e con la C le persone maiuscola. belle, voglio, È capito? Le illuminata. persone belle, Sì, ma che lei poi la è notte me le illuminata. sogno e mi bagno. Cioè, capito? Voglio. Litizzetto, Vabbè, allora metti mamma mia. un film porno, non guardare No, le no, cose, io voglio scusa. gratuitamente voglio comprare il film, voglio vedere in televisione proprio le persone che io poi la notte me le sogno e Queste mi. sono due manie superficiali, Sì. lesivi della dignità della donna. Qui si Sì. sta parlando di uno dei più grandi cervelli che abbia mai prodotto l'Italia. E tu la stai svilendo così, in questo modo. Ma come te permetti? Ma pulisci della bocca. Vabbè, allora faccio una cosa, Dopo che è io scomparsa la Montalcini, c'è rimasta, penso, solo lei ormai. E tu la stai deridendo in questo modo. vabbè, allora Ma vado vergognati. in bagno. È scomparsa la Emendati. Montalcini. Chi è scomparsa? Chi è Chi è? scomparsa? Chi è scomparsa? La Montalcini. È È scomparsa. 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 È accaduto, purtroppo, Quando alla tenera età è accaduto? Buonanotte. Di 146 anni, è si è scomparsa. spenta serenamente. Nel suo letto Volevo di. dire che faceva pure storie, come il Cristo era una volta a Napoli, sul manifesto. Cosa ha scritto là? C'è un manifesto funebre a Napoli. È scritto, si è spento serenamente all'età di 101 anni e sotto appena sono scritto Pulivo Vedeca faceva pure storia. Non lo so, 101 anni ti spegni pure incazzato, voleva dire. Uno ci metterebbe la firma col Beh, direi sangue. serenamente, voglio Vabbè, vedere. allora guarda, noi abbiamo fatto ironia. Salutiamo Luciana che Luciana, non ci sta dare guardando. retta Non dare a retta questi assolutamente. fascisti Noi superficiali. continua a starci A anche con. splendere il sol dell'avvenire. Scarpe rosse, rotte, eppur bisogna andare. Intraprendiamo tutti la via delle montagne. Ma tu ci ridi, ma Questo canti alpini, ma che roba cosa sei? Ma che scherzi? è? È roba La alpina. resistenza, la resistenza, Ah, la resistenza. resistenza! Bisogna Io pure mi resistere. sto trattenendo, ho già detto che devo andare in bagno, sto facendo resistenza, però Bravo. non so quanto Tu posso non perdere resistere. quella memoria, guarda, sei No, che veramente memoria, pessimo. Guarda, no, che memoria, no, per carità, noi non. no. Abbiamo l'onore di avere in televisione una mente che si è prestata ad scendere a patti col volgo per
per cosare, per portare le sue istanze invece che nel coda dei salotti, attraverso la televisione, a raggiungere le masse, per cercare di infondere un po' di cultura, e tu stai a pensare che altro cazzo è meglio. Io non lo so. Vabbè. Di assorbire come una spugna avidamente, come il carbone attivo dei meteorismi, no? Tu assumi il carbone attivo e quello assorbe l'aria e non ti vengono i meteorismi e le manifestazioni di aerofagia. Così il tuo cervello dovrebbe assorbire le grandi cose che dicono i pizzetti. Salutiamo. Mi hai capito? Sì, sì, sì. Vabbè. Poi magari la prossima parliamo anche di Frank Matano. Parliamo di chi vuoi, però insomma, io ci tenevo a dire questa cosa. Arrivederci. Arrivederci.